Cielo dato Gesù Cristo e Gesù è il Signore. La Bibbia afferma che è maledetto l'uomo che confida in un altro uomo. Come mai? Allora la Bibbia fa due affermazioni: benedetto, maledetto e benedetto. E adesso le vediamo perché è importante per capire il concetto. Leggiamo insieme in Geremia 17,5. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo che pone nella carne il suo sostegno e dal Signore si allontana il suo cuore, e gli sarà come un tamerisco nella steppa. Quando viene il bene non lo vede, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è sua fiducia. Egli è come un albero piantato lungo l'acqua, Verso la corrente estende le radici, non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell'anno la seccità non intristisce, non smette di produrre i suoi frutti. E vi leggo solo due parti poi del Deuteronomio, capitolo 28, che è interessante che voi poi lo leggiate integralmente. io leggo soltanto diciamo, il concetto di benedizione e poi c'è il concetto di maledizione che dice. Se tu obbedirai, quindi se tu vuol dire tutti noi, eh, ciascuno di noi, fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, preoccupandoti di mettere in pratica tutti i Suoi comandi, non quelli che ti fanno comodo, che io ti prescrivo, il Signore tuo Dio ti metterà sopra tutte le nazioni della terra, perché tu avrai ascoltato la voce del Signore tuo Dio, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste benedizioni e c'è tutta una serie di benedizioni che lascio a voi il compito di leggere, vedete quanto, quante benedizioni, però c'è la maledizione, ma se tu non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, se non cercherai di eseguire tutti i suoi comandi e tutte le sue leggi che io oggi ti prescrivo, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste maledizioni, e c'è tutta una serie di maledizioni, quindi capitolo 28 del deuteronomio leggetelo perché è assai istruttivo e ritornando quindi al come mai il signore eternamente ci insegna che è maledetto l'uomo che confida in un altro uomo e allontana il suo cuore dal signore si basa solo sull'operato umano confida solo negli altri uomini e dimentica dio si allontana mentre è benedetto colui che invece pone la sua fiducia nel Signore. Ecco perché benedetto e maledetto. Ma è facile cadere in tale situazione nella nostra vita concreta? È facilissimo, ci chiediamo spessissimo, perché noi siamo umanamente attratti dal tangibile, dall'umano. Possiamo essere anche credenti, crediamo in Dio. Però qualche volta abbiamo un comportamento un po' schizofrenico da un punto di vista, chiamiamolo così, religioso, teologico, per cui sappiamo che c'è Dio, andiamo a messa la domenica, quando andiamo tutte le domeniche o qualche volta la settimana, in quel momento preghiamo il Signore, poi appena usciti dimentichiamo il Signore e agiamo esclusivamente nell'umano, ci basiamo esclusivamente sul rapporto con gli altri uomini, con l'umano. E Quindi confidiamo solo negli uomini. Faccio un esempio che quindi questo lo capiscono tutti: se una persona ha un problema, per esempio un problema di salute, la prima cosa che, che fa è quella di chiamare il medico o andare dal medico. Il problema, ovviamente, di una certa eh, consistenza, non semplice raffreddolino, sia chiaro. Ma non prega prima Dio, che è lui che guarisce, anche attraverso il medico, anche attraverso le medicine. O in via soprannaturale, quando lo ritiene lui opportuno, come spiegato in altri appositi video a cui rimando per maggiori dettagli. Sfugge, ci sfugge questo legame con Dio, col confidare prima in Dio, come ci insegnano i Salmi, come ci insegna il Padre nostro, l'altra preghiera, eccetera. Quindi, noi dobbiamo rivolgerci a Dio in primo luogo, poi Lui agirà come crede anche attraverso i mondo. Invece, no, noi Dio lo lasciamo in chiesa, siamo credenti, lo lasciamo in chiesa. E ci basiamo esclusivamente sull'umano. E questo qui vale anche per tante altre cose. Se abbiamo dei problemi, noi andiamo alla ricerca esclusiva dell'umano, di chi può risolverci questo problema. E invece non ci appoggiamo in primis a Dio, come chiaramente con la preghiera, mettendo Dio al primo posto. Quindi ricordo quel che dicono i salmi, ricordo quel che dicono le preghiere. Sempre i salmi ci insegnano che al primo posto va messo Dio a lui che noi dobbiamo rivolgere la nostra supplica, quindi la nostra esistente preghiera, affinché lui intervenga il come, poi lo fa lui, anche attraverso le persone umane. Come è possibile ovviare a tale situazione? Ecco, quella di ricordarci che Dio è Dio. Cioè, noi lo sappiamo questo, ma ovviamente parlo ai credenti perché gli altri escludono. Un credente lo sa che c'è Dio, però nella pratica si dimentica inconsciamente non fa riferimento a lui prioritariamente, ma come ho detto prima si basa solo sul rapporto umano, perché è facile essendo umani noi quel che vediamo, quel che sentiamo ci è più facile. E invece per ovviare a questa situazione è la preghiera costante quotidiana, perseverante. Attraverso la preghiera siamo in un costante rapporto con Dio, quindi attiviamo il cordone ombelicale con Dio, con la Madonna, ovviamente con i Santi come intercessori, sia chiaro perché il rosario che è proprio questo cordone ombelicale con la Madonna e col Signore, perché il rosario è cristologico, Cristocentica, mariano eccetera, di intercessione. E quindi stiamo costantemente collegati, quindi già che preghiamo, chiediamo già mediante la preghiera tutto ciò di cui abbiamo bisogno, che ci è necessario nella nostra vita, attraverso i salmi che ci insegnano come rivolgerci a Dio, con quale forza e costanza, con la lettura della parola di Dio che ci illumina, con i sacramenti, accostandoci all'Eucaristia. Ricordo cosa ha detto il demonio, cosa è stato costretto a dire il demonio in riferimento ai benefici dell'Eucaristia nei confronti di quanti la ricevono. Degnamente. Attraverso questi mezzi, attraverso questa prassi, noi mettiamo Dio al primo posto e la sua parola, perché la lettura della parola di Dio è Lei che ci, è la parola di Dio che ci illumina, che ci insegna cosa dobbiamo fare, come dobbiamo operare, cosa non dobbiamo fare. Ecco, come ho detto prima in premessa al capitolo 28, per esempio, del Deo, del Deo Teonomio, che è altamente istruttivo. Dobbiamo sempre quindi ricordarci che Dio va al primo posto e noi dobbiamo confidare in Dio e sempre rivolgerci a Dio in primo luogo, poi Lui ci illuminerà perché Dio opera anche attraverso gli uomini, se una persona ha bisogno di un problema di, ha un problema di salute, Dio, come ho detto prima, lo risolve tante volte anche attraverso intervento in medici e medicina. Capitolo 38 del Siracide e apposito video in cui spiego questo. Questo è fondamentale, questo è importante, così via, per tante altre cose nella vita. Tutti avremmo toccato con mano, se abbiamo pregato, se abbiamo messo Dio al primo posto, che dopo queste preghiere si muove qualcosa attorno a noi, incontriamo certe persone, intervengono certi fatti, per noi ovviamente favorevoli, che ci fanno capire che Dio è intervenuto anche attraverso delle persone o anche attraverso delle situazioni umane. Grazie. Alla prossima puntata.